tutti, oggi sono qui con un nuovo video. Allora, ho visto questa ricetta che vi proporrò oggi un po' di tempo fa sul programma di Benedetta Parodi Molto Bene. E lei aveva fatto questo pane al cioccolato che lei aveva già preso da un concorrente di Bake Off della prima edizione e mi aveva incuriosito veramente tantissimo, e quindi ho voluto farlo e volevo farlo come video ricette, quindi eccomi qui. Allora, vi dico subito gli ingredienti che ci serviranno: 450 g di farina manitoba, anche se Benedetta ha detto che se non avete la manitoba va benissimo anche quella 00. Poi 100 g di zucchero, 50 g di cacao, 260 ml di latte, 50 g di burro fuso, 25 g di lievito, un pizzico di sale, e lei aveva usato le noci, però a me le noci non è che fanno proprio impazzire, allora ho usato le nocciole, quindi 100 g di nocciole. Se voi non volete usare le nocciole, volete usare le noci, 100 g di noci. Allora, per prima cosa prendiamo la farina e ci mettiamo dentro il zucchero, il cacao e le noci o nocciole, nel mio caso. Con una spatola amalgamiamo bene tutti gli ingredienti secchi. Ok, dopo aver amalgamato bene gli ingredienti secchi, dobbiamo far scaldare il latte. Quindi io prendo il pentolino, metto il latte e lo faccio scaldare un pochino. Perché ci dobbiamo aggiungere il lievito. Ah, mi sono dimenticata di agli ingredienti secchi di aggiungere un pizzico di sale. Allora, questo procedimento qui è molto simile al procedimento della challah, perché faremo un pane a treccia e dovrà avere due lievitazioni, quindi più o meno simile, però ovviamente ci mettiamo molto meno tempo. E mettiamo il latte bello caldo nella ciotola e ci sciogliamo dentro il lievito di birra. Rotto dentro, prendiamo un cucchiaino e lo facciamo sciogliere del tutto. Ok, dopo che si sarà sciolto tutto, lo aggiungiamo al composto secco. Iniziamo a dare una giratina. A questo punto aggiungiamo il burro fuso che io ho precedentemente fuso appunto a bagnomaria. Ok, impastiamo un po' con la spatola e iniziamo a impastare con le manucce. E poi dopo, una volta che si sarà indurito un po' tutto, possiamo iniziare a impastarlo nella spianatoia. Buttiamo tutto qui e impastiamo per circa una decina di minuti. Allora, il nocciolo un po' si sta pelando, però noi le ributtiamo dentro. Mi sto divertendo molto a fare questa ricettina perché è una cosa un po' diversa, non si vede tutti i giorni il pane al cioccolato, si vede il pane al cioccolato. Però quello ha semplicemente dei pezzetti di cioccolato. Invece questo qui è proprio marrone, tutto al cioccolato buono. Ora, che abbiamo impastato per un pochino e abbiamo questa pallottina qui, la mettiamo sempre dentro la ciotola che abbiamo usato prima e la ricopriamo con la pellicola trasparente. E ora la facciamo lievitare per un'ora. La lasciamo tranquilla lì, che lievita tranquilla, e dopo un'ora ci rivediamo. Dopo un'oretta circa, ecco qui l'impasto bello lievitato. Ora mettiamo qui questo, sarà
prendiamo poco di farina per aiutarci a impastare meglio e lo sgonfiamo un pochino. Ho già acceso il forno a 200 gradi, mi raccomando 200 gradi. Ora dividiamo l'impasto a occhio, lo facciamo in tre parti. Una, due e tre. E sempre magari con un po' di farina perché è un pochino appiccicoso. Facciamo dei rotolini. Più o meno così. Prendiamo l'altro, impastiamo la linetta e facciamo di queste salsiccione. Erano fatti più o meno tutti della stessa lunghezza, più o meno. Prendiamo la placca da forno con semplicemente, scusate se mangio una nocciola, semplicemente con la carta da forno sopra e facciamo direttamente la treccia mentre uniamo i tre chili di pasta insieme e poi facciamo semplicemente una treccia come si fa nei capelli. E poi semplicemente il restante la facciamo andare in basso sotto. Ok, ora lo dovremo far lievitare ancora per una mezz'oretta circa, ma Benedetta nella sua ricetta non l'aveva fatto lievitare, l'aveva messo direttamente in forno, quindi se avete tempo come me fatelo lievitare ancora una mezz'oretta, se no lo mettete direttamente in forno. E lo faccio lievitare e poi ci vediamo tra pochissimo. Mezz'ora dopo, ecco qui il nostro pane. Allora, io l'ho coperto con un canovaccio e l'ho lasciato a riposare e si è gonfiato bene bene. Vi consiglio di usare un canovaccio anche per la prima lievitazione, perché prima con la pellicola ho visto che era un po' umidina e penso che si inumidisca troppo, quindi mettete un canovaccio anche in quell'occasione lì. Ora, come ultimo step prima di cuocerlo, un po' di latte e lo spennelliamo. Si potrebbe fare anche con l'uovo, però a me non piace per niente il sapore dell'uovo, quindi lo spennello un po' con il latte. Dopo averlo spennellato lo mettiamo in forno a 200 gradi per 20-30 minuti, dipende un po' dal vostro forno. Metto in forno e ci rivediamo con il nostro pane finito. Dopo mezz'ora, 35 minuti circa, ecco qui il nostro pane al cioccolato. Allora, io l'ho lasciato appunto 30-35 minuti nel messaggino. Tra l'altro è Tatiana. Ciao Tati! E volevo dirvi, allora, l'ho lasciato 30-35 minuti più o meno nel forno, poi l'ho lasciato fuori e l'ho lasciato raffreddare, poi ho tagliato delle fettine e l'ho messo su questo piattino qui. Volevo dirvi subito che mi sono dimenticata prima che io le nocciole le ho prese pelate e tostate, però lì va a gusto, quali vi piacciono di più potete metterle. Niente, come avete visto, fare l'impasto è veramente facilissimo, l'unica cosa un po' lunghina, ma neanche tanto, è la lievitazione, perché deve fare due lievitazioni. Era più che altro un esperimento per vedere un po' com'era, perché dal programma di Benedetta Parodi ero veramente curiosissima di sapere che gusto aveva, eccetera. L'ho assaggiato, molto buono. Potrebbe sembrare crudo alla vista, però non lo è, perché ovviamente le nocciole sono un po' umidice, quindi fanno rimanere un po' l'impasto anche quello umido e non si secca tantissimo, però voi assaggiatelo, se è ancora un po' che non vi convince tanto lasciatelo ancora un po' più nel forno. E niente,
niente, penso di avervi detto tutto. L'unica cosa, fate attenzione a che non si bruci, perché ovviamente essendo marrone non si nota se si brucia o no, quindi fate molta attenzione. Ok, ora vi ho detto veramente tutto. Niente, spero che questa ricettina vi sia piaciuta. Fatemi sapere se l'avevate vista magari nel programma di Benedetta Parola, e se provate a rifarla mandatemi la foto su Facebook o su Instagram. Con questo è veramente tutto, noi ci vediamo la prossima settimana con un nuovo video. Ciao!